lo sport come importante strumento educativo all'Istituto Minorile di Nisida. Giuseppe De Caro. Primi passaggi sul campo di calcio a 5 in sintetico appena inaugurato nel carcere minorile di Nisida. Giovani detenuti e uomini della penitenziaria si scambiano palla. Avranno modo di dar vita a tante sfide nell'impianto con annessi spogliatoi realizzato nell'ambito del piano sicurezza e legalità del Ministero dell'Interno. Taglio del nastro col prefetto di Napoli Valentini. I minori rappresentano il futuro della città, quindi noi non ci possiamo permettere di non fare tutto il possibile per cui le condizioni di vulnerabilità o di fragilità siano prese in cura dalla società. Consegnati anche gli attestati di partecipazione a ragazzi reclusi e agenti che negli ultimi mesi hanno partecipato al progetto Zona Luce promosso da Federcalcio e Fondazione Scolas Occorrentes. Tenuti 10 incontri, tappe di un percorso per la formazione di istruttori sportivi. L'efficacia dell'intervento sarà valutata dagli esperti dell'Alta Scuola di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano. Permetterà loro di poter proseguire l'attività nel mondo del calcio quando la pena sarà scontata. Noi come settore giovanile siamo molto attenti alle attività sociali finalizzate all'integrazione, all'inclusione. Il Papa dice sempre che la cultura dell'incontro è il luogo, uno, dell'ascolto, due, di creare delle creatività. Quindi mi sembra che questo progetto vada proprio verso queste due fasi, ascolto dei ragazzi e delle loro creatività.